padre Ezechiele Ramin era davvero un missionario comboniano con il cuore di Gesù, appassionato per la gente, specialmente per gli indigeni e le famiglie senza terra della Rondonia. Uno di quei pastori, come dice oggi Papa Francesco, con l'odore delle pecore. L'hanno ucciso nel 1985 al confine tra la Rondonia e il Mato Grosso, mentre era in missione di pace, cercando di proteggere la vita di famiglie che si sentivano minacciate in un conflitto di terra. Lui sapeva che sarebbe successo prima o poi. In un'omelia, immaginando di parlare con il suo assassino, diceva così: «Fratello, se la mia vita ti appartiene, ti apparterà anche la mia morte». Aveva 33 anni e i sogni di un giovane totalmente identificato con la passione di Cristo. Ai giovani diceva: «Abbiate un sogno bello, il sogno di rendere felice tutta l'umanità». Era espressione di una chiesa impegnata e profetica, guidata in quegli anni dal vescovo di Gi Paranà, il compianto Don Antonio Puessamai. La chiesa delle comunità ecclesiali di base, che investiva nei laici, che assumeva la causa dei poveri, era già una chiesa in uscita. È vitale fare memoria oggi di padre Ezechiele. Papa Francesco dice che mai come oggi le popolazioni indigene sono minacciate. L'Amazzonia è divenuta una terra contesa, una regione di grandi conflitti. Come missionario comboniano, voglio pensare a padre Ezechiele come uno dei protettori del Sinodo Speciale per l'Amazzonia. Dal cielo, abbracciato a Dio e al suo popolo senza terra e agli indios Surui, interceda per noi e per questo sinodo.